Ciao a tutti, oggi vediamo 10 alimenti che dobbiamo tenere in considerazione perché ritenuti antitumorali. Vediamo quali sono e vediamo il perché. Il pomodoro è un ottimo alleato contro il cancro perché contiene licopene, una sostanza che si configura come un vero e proprio antiossidante. Infatti questo riesce a contrastare l'azione di invecchiamento cellulare provocata dai radicali liberi. Ed inoltre i pomodori sono ricchi di vitamina C. Quindi non dovrebbero quasi mai mancare nella nostra alimentazione. Andiamo avanti. L'aglio. Infatti, la ricerca scientifica ha dimostrato che l'aglio svolge un'azione notevole nel distruggere quelle sostanze che potrebbero provocare l'insorgenza dei tumori. Inoltre, simula anche l'attività delle cellule immunitarie. Alcuni esperti della North Carolina University hanno dimostrato con uno studio che gli individui che consumano aglio regolarmente corrono meno il rischio di sviluppare un tumore allo stomaco. Il vino rosso, ovviamente in quantità limitate, altrimenti fa male, perché contiene i polifenoli, che sono degli ottimi antiossidanti in grado di contrastare l'azione distruttiva esercitata sempre dai soliti radicali liberi. Su questo aspetto non tutti sono d'accordo, proprio perché l'alcol potrebbe configurarsi come un agente cancerogeno. Quindi magari utilizziamolo, ma beviamone poco. Anche il tè contiene molti polifenoli, e sono proprio questi ultimi ad impedire che le cellule del cancro si dividano e si moltiplichino. Addirittura quelli presenti nel tè verde, perciò lo si preferisce al tè normale, sembrerebbero in grado di proteggere da numerosi tipi di tumore, tipo da quello al polmone, al fegato, al colon e allo stomaco. Quindi, visto che non fa male, ma sembra faccia bene, utilizzatene tanto. Sulle carote, invece, gli esperti sono divisi, perché ricche di beta-carotene, sostanza che, se consumata in eccesso, potrebbe essere alla base dell'origine del cancro. Non dovrebbe essere così, perché è stato dimostrato che la relazione tra beta-carotene e cancro è legata soltanto ad un consumo enorme di cibi che contengono beta-carotene. Proprio beta-carotene ed alfa-carotene si sono dimostrati utili nel ridurre il rischio di incorrere in vari tipi di neoplasie, ai polmoni, alla gola, allo stomaco, all'intestino, alla prostata e al seno. Quindi mangiamo le carote, ma senza esagerare. Anche i funghi potrebbero esercitare un'importante azione di contrasto e prevenzione ai tumori. Essi infatti contengono il lentinano, un elemento che attaccherebbe le cellule del cancro e impedirebbe ad esse di moltiplicarsi. In questa lista troviamo anche inaspettatamente i cavolfiori, inaspettatamente per me, i cavolfiori e tutti quegli ortaggi simili, ad esempio il cavolo, il broccolo, perché contengono un fondamentale componente chimico. Questo elemento praticamente riuscirebbe a proteggere il DNA delle cellule dal rischio di sviluppare i tumori ed è particolarmente efficace per la prevenzione dei tumori a seno. E ve lo dico in inglese, questo elemento è l'indole 3 carbinol. Si scrive indole 3 carbinol, 3 a numero. Andiamo avanti, i fichi. Per quanto riguarda i fichi, ci si deve rifare al loro contenuto specifico, che è costituito da un derivato del benzaldeide. Infatti è proprio questo composto che avrebbe degli effetti notevoli nella diminuzione del rischio di incorrere nei tumori. I semi di lino, per il loro effetto benefico, i semi di lino potrebbero essere paragonati anche all'effetto reso dalle noci. Questi semi infatti contengono la lignina, che ha importantissimi effetti antiossidanti. I semi di lino riescono ad agire principalmente contro due tipi di tumore. Infatti, grazie al contenuto di omega 3, possono proteggere dal cancro al colon, oltre che alle malattie cardiovascolari. E poiché contengono molto selenio, possono aiutare a prevenire e combattere il tumore alla prostata. Ultimo, ma non per importanza, l'avocado. L'avocado è ricco di glutatione. Questo antiossidante riesce ad attaccare i radicali liberi. Così facendo, impedisce anche che i grassi vengano assorbiti nell'intestino. L'avocado, inoltre, contiene anche molto potassio e beta-carotene. Questa sua composizione fa in modo che
Il frutto in questione possa essere importante per trattare l'epatite virale, che è stata dimostrata essere una causa del cancro al fegato. Ragazzi, questi sono per eccellenza gli alimenti antitumorali. Documentatevi su internet, ovviamente scegliete delle fonti serie e non dei giornalettini così, blog che fanno soltanto notizia. Documentatevi quindi per bene e se il video vi è piaciuto, lasciate un like. Se avete qualcosa da dire, commentate qui sotto ed iscrivetevi al canale. Ciao a tutti e al prossimo video.